Barabao sigla prima. Ciao. Ecco a voi Barabao Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo a creare un talk show televisivo. L'effetto sui ragazzi è stato esplosivo. Tutto comincia con la Bamime. Che cos'è la Bamime? Il nostro modo per spiegare ai ragazzi argomenti scolastici ostici. E come funziona? Abbiamo un assaggio? Ce l'ho. Tac. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio incubo. Seguiteci in sala di montaggio. Ragazzi, dove siete? Ragazzi? Va bene, rifacciamo una seconda volta. Perfetto. Bella. Oggi siamo a Monselice, terra di antiche atmosfere. Alla scuola secondaria di primo grado Vincenza Poloni. Soli in cattedra presenta Le fatiche di Ercole. Grecia, terra di brulla bellezza, fatta di basse case di calce bianca, sospese nel blu delle gele. A sud-est, un filo di terra tiene aggrappata la penisola alla regione dell'Argolide dalle nobili città. Argo, la più antica! Tirinto, dalle possenti mura! E una stretta via porta alla città di Corinto. Al centro, Micene, la guerra fondaia! Ed è qui che ha inizio la nostra storia! Il padre era Zeus, il deus di tutti gli deus. La madre Alcmena, una donna mortale. E dall'unione dei due nacque Ercole, per metà un uomo e per metà un dio. Ma per Era, la moglie di Zeus, quel bambino era un insulto, una prova vivente del tradimento del marito. Caro, bentornato all'Olimpo. Grazie, cari. Alla fine so che sei stato a Tebe, da quella Alcmena. E non sei arrabbiata? Io? No. Sicura? Sicurissima. Oh, figurati, se mi arrabbiassi per tutte quelle con cui giaci. Oh, muse, ninfe, amazzoni. Ma questa era diversa. Sì. Sei il solito cascamorto ciccisbeo. E tu sei la solita gelosa che mi vorrebbe morto anche se sono immortale. Io gelosa? Sono tutte storie. Tu vuoi andare a Tebe? Possibile che non possa allontanarmi dall'Olimpo? Come hai potuto con una mortale? Chi è il deus di tutti gli deus? Zeus. Anche se la madre è una mortale, ho deciso di benedire la sua nascita. Lo chiamerò? E Ercole, la gloria di Era. Oh, grazie Ares. Prego. Ercole, dedicato ad Era. Pure? Ma quale gioia avere il figlio nato da una relazione con un'altra donna dedicato a me. Ma che savoir-faire, che generosità, che stoltezza, che squallore! Silenzio! Le donne non tacciono mai. Più l'eroe cresceva... Qualcuno aiuti mio figlio, è rimasto incastrato sotto un bacino! Non si preoccupi, signora! Pling. Più la sua forza sovrumana si palesava! Ce l'ho! È fatto! L'ho quasi sconfitto! È sconfitto! E più le sue gesta gli portavano fama e successo. Ercole! Ehi! È stato lui. Ha ucciso sua moglie. Ha ucciso i suoi figli. È stato un assassino. Assassino. È un mostro. Mostro! Mostro! Per espiare la sua colpa, Ercole decise di prestare servizio dal suo peggior nemico.
Euristeo, figlio di Stenelo e nipote di Perseo, sono qui ai tuoi piedi. Guardate un po' chi c'è, il sommo Ercole, con le mani macchiate per sempre di sangue innocente. Per la legge dovrei ucciderti, ma credo che lasciarti in vita sia una punizione molto peggiore. Ho in mente qualcosa che fa giusto al caso tuo. Dopotutto, solo un mostro come te può andare a caccia di altri mostri. Re Euristeo, ho sconfitto il toro sputafuoco, le cavalle divoratrici di carne umana, ho scacciato gli uccelli divoratori di anime e questa è la cintura della regina delle Amazzoni. Spero che il misero potere che hai su di me ti porta a godimento. Dammi la prossima prova, non voglio perdere altro tempo. C'è chi dice che Zeus lo prese e lo portò all'Olimpo. C'è chi dice che Era riuscì a sconfiggerlo. C'è chi dice che divenne una costellazione. L'unica cosa certa è che l'eco del suo nome risuonerà per sempre. Bella la bambina! Manca un pezzo. Infatti, questo è solo un estratto di quello che abbiamo presentato nelle classi. Ma io voglio la versione integrale, dove possiamo vederla. Te lo dico dopo. Ora vediamo come i ragazzi hanno raccolto la nostra sfida. Hanno avuto 2 settimane di tempo per diventare autori, giornalisti e opinionisti. E la versione integrale? Dopo. Un laboratorio che ha permesso agli studenti di acquisire non solo contenuti, ma competenze. Ed ora proveranno il brivido delle telecamere. Vivendo un'esperienza indimenticabile. L'integrale? Dopo. E adesso spazio al talk. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Storie in Cattedra. Ci racconta brevemente di lui. Ercole è il nome latino, giusto? Certo, Ercole è la versione latina del mito dell'eroe greco Eracle. Nasce a Tebe dall'incontenibile Zeus, che non ce la fa restare fedele alla moglie Era per neanche 5 minuti, e dalla bella Alcmena. Zeus si presenta a lei con le sembianze del marito anfitrione che è in viaggio e, grazie a un incredibile colpo di scena genetico, Alcmena partorisce 2 figli. Uno figlio di Anfitrione, Ificlo, e l'altro figlio di Zeus. Come si arriva alle 12 fatiche? Trascorrono diversi anni e Era, che non ha dimenticato l'affronto subito, se la prende di nuovo col frutto del tradimento di suo marito, portando Ercole, ormai adulto, alla follia e l'eroe, in uno dei suoi deliri, uccide la moglie e i suoi figli. È per espiare questo orrendo delitto che, secondo la versione più diffusa del mito, Ercole deve compiere le 12 fatiche. Quali significati è possibile si nascondano in questo mito? Beh, le 12 fatiche di Ercole rappresentano un'espiazione della colpa, un allontanamento della colpa, una sorta di viaggio della speranza, dove Ercole dovrà attraversare fatiche, ma dove in mezzo ci saranno anche serenità e pace. Quindi una via di mezzo tra una penitenza e una terapia del dolore? Beh, diciamo di sì. Del dolore che a volte ci autoprocuriamo grazie alla nostra tendenza umana di commettere errori. Le 12 fatiche, in poche parole, sono caratterizzate dai sacrifici che Ercole ha fatto per la sua vita. A proposito di supereroi, dottor Tommaso, Ercole può essere considerato un supereroe antico? Certamente, e non ha nulla da invidiare con i supereroi moderni. E lo sanno bene quelli della Marvel e della Disney, che ci hanno fatto un fumetto e un film d'azione sopra. Ercole non è proprio un essere umano. Beh, nemmeno Superman. È un alieno! I supereroi moderni, dotati di poteri, devono la loro condizione super a cose come il gene mutante degli X-Men o al siero di Capitan America. Nell'epica greca-romana sono figli di divinità, per più di Zeus. Oltre all'aspetto psicologico e didattico delle 12 fatiche, ci sono studiosi di astrologia ed esoterismo che vedono un ulteriore significato nelle vicende di Ercole. La dottoressa Susanna ce ne accennerà brevemente. Ercole, nel suo percorso, dovrebbe attraversare tutti i segni dello zodiaco, da Ariete fino a Pesci, scoprendo e acquisendo nuove conoscenze e ogni caratteristica. Ogni fatica ha 3 aspetti, la prova fisica, quella mentale e quella emotiva.
Lo studio delle fatiche di Ercole, quindi, insegna come affrontare e superare i problemi della vita quotidiana. Torniamo ai Barabao. Che progetti avete per il prossimo futuro? Qualche anticipazione? Allora, intanto questo progetto, questo nuovo progetto Storia in Cattedra è un qualcosa che stiamo cercando di far partire, ci entusiasma molto e ci piacerebbe portare avanti per lungo tempo. Quindi speriamo dell'appoggio sia dell'emittente Sette Gold, che ci ha in qualche modo sposato l'iniziativa, che eventualmente poi tutte le possibilità che si possono avere nel continuare a farlo crescere. E poi ovviamente a livello teatrale, con i nostri spettacoli, con i nostri progetti di formazione in Veneto, ma perché no anche in tutta Italia. Il tempo a nostra disposizione è finito anche oggi. A malincuore salutiamo con un caloroso applauso i Barabao e i nostri gentili ospiti. Le nostre puntate. Quali puntate? La versione integrale. Sul nostro sito www.barabaoteatro.it. Sulla pagina Facebook, sempre Barabao Teatro, dove potete mettere un like. Oppure sulla pagina Facebook di Sette Gold. Sette e dintorni. E anche lì potete mettere un like. Ci vediamo alla prossima puntata. Oh, ragazzi, possiamo andare a mangiare adesso? Sì, sì! L'ultimo che arriva paga per tutti. Ecco, titoli di coda. Dai.